Una forte nevicata e chi appare alla tua porta? Alla mia porta, una matta, appare una matta. La matta arriva, mi sconvolge la vita. Io che sono un orsacchiotto tranquillo nella mia casa in mezzo alla campagna, mi sconvolge la casa e la vita, ma anche l'anima. Beh, quella è una cosa bella. Beh, sul finale, infatti, non si può citare mai il finale, però il finale è molto emozionante. Molto interessante. E tu quando entri in questa casa ti rendi conto di chi ti sei trovato davanti? E adesso? Ma no, io non credo che Judith si rende conto di chi ha davanti, altrimenti forse sarebbe scappata lei. Cioè, sì. Certo. In realtà alla fine Judith è un vulcano, sì, è una ventata di aria fresca, di colore, di energia, di vita, ma fondamentalmente perché poi è una persona sola e quindi ha bisogno di esternare questa voglia di vivere, no? Perché è veramente una grande energia dentro e prova a trasmettergliela ad un muflone che ha deciso di barricarsi in casa. Diciamolo. Sì, ditelo, non per, ditelo. Non per solo per la bufera che si sta praticamente verificando in quel momento, ma perché purtroppo ha un trascorso che ha fatto sì che si chiudesse. Ma credo che anche Judith alla fine è una persona repressa di sentimenti, di vita sociale, cioè gli manca proprio l'essere felice. E secondo me prova, dice, io alla fine, intanto è vero che a un certo punto dice io busso ovunque. Un po' ti piaccio nella commedia, Patrick, ti piace un po' verso la fine almeno. Sì. Poverino, verso la fine, cioè si consola. Forse, chi può dirlo? Ma come forse chi può ma dirlo? Ma no, nel senso, non svegliamo perché potrebbe esserci un seguito, come nelle serie, no? Sì. Comunque la storia di due solitudini. Che fanno molto ridere, tra l'altro. Quindi, beh, la cosa bella è che capita veramente di tutto. Si ride quasi fino alla fine. A parte un piccolo momento di commozione, però è bello, la commedia è così. Sì, beh, ci fa riflettere a tutte quelle persone, insomma, che fondamentalmente decidono di stare soli, però poi alla fine che cosa hanno in sostanza, no? Io credo che non siamo fatti per rimanere da soli e questa commedia ti dà appunto lo spunto per riflettere proprio su questo lato. In questa commedia siete in una convivenza forzata. Ci ricorda molto il lockdown, infatti è una commedia americana che nasce nel periodo del lockdown. Sì, è un lockdown, ma non parla di malattie né di virus, è un lockdown causato da 3 metri di neve caduti dal cielo, quindi la polizia fa avvisi alla radio, anzi le radio parlano solo di questo, non uscite di casa, è proibito uscire di casa e lei invece esce, viene in casa mia. Beh, avevo finito le uova e il pane, scusami, come cosa si fa in quei casi? Si va a bussare dal vicino, no? Comunque, sì. È una bufera a tutti. È stata scritta nel primo lockdown in America da Quinta. Avete rivissuto un po' questi momenti del lockdown? Cioè, nel senso che è stato un momento traumatico, penso, un po' per tutti. Rivivendo e riportando tutte le sere adesso questo spettacolo a teatro, rivivete un po' quei momenti? Nel senso che non, cioè, è stato scritto in quel periodo, ma per fortuna non parliamo di quel brutto periodo. No, per quanto mi riguarda no, anche perché poi nonostante insomma sia stato un bruttissimo periodo, noi fortunatamente in famiglia che eravamo tutti uniti non abbiamo avuto dei disagi come molte persone invece hanno dovuto fronteggiare, no? Chi aveva già delle situazioni sentimentali difficili, la convivenza è stata proprio definitiva per la fine di quel rapporto, persone che hanno perso i propri cari, no, fortunatamente, ma questa cosa a me forse la respingo proprio perché è stato talmente brutto quel periodo, alla fine è per tutti, anche psicologicamente, che la nostra commedia è così bella, sì, che vogliamo solo pensare a un problema climatico e nient'altro. A un problema solo a livello di tempo. Ecco, voi non è la prima volta che siete insieme, perché avete nel 1992, l'altro giorno, fatto un film insieme in Russia. Sì. In Russia, sì, quando la Russia sembrava diventasse democratica.
Beh, sì. Non era felice il periodo in non cui non era abbiamo... un po' felice, però c'era un tentativo di passaggio che poi invece è stato un retropassaggio dei giorni nostri. Ci siamo conosciuti in un film con Franco Nero, Carlo Cecchi, un sacco di cose. Sì, un film si è visto alle 4 di notte su Rete 4. Vuoi dire che non l'ha visto nessuno? Nessuno, io ho una cassetta, una videocassetta che tengo in pugno per ricattare Vittorio. Però la cosa positiva che vi ha fatto incontrare. Bravissima. Sì, ma noi siamo di, lei è di Vimercati, io sono di Milano, prima o poi ci saremmo incontrati, sono 10 chilometri, insomma. Ma indipendentemente dal fatto che ci siamo... No, ma poi ci siamo sempre sentiti, poi... Sì, no, lei mai persi di vista. Lei ha la colpa di avermi proposto questo copione, sapendo che... E lei, cioè nonostante ti conosceva, ti ha proposto il copione. Certo. Allora, diciamo che ci siamo sempre ripromessi da quel famoso anno di trovare qualcosa, di fare qualcosa insieme, di lavorare, di rilavorare insieme. Mi è capitato questo copione che mi ha dato la produttrice che poi ha deciso di mettere in piedi questa meravigliosa commedia che è Marioletta Bideri e il regista Enrico Maria Lamanna, quando gli ho proposto che il personaggio di Patrick era perfetto che lo interpretasse Enzo. Io so così. È così, cioè, tu sapevi? Lui è così, ho detto, non credo che possa interpretarlo nessun altro, però ho detto non vi assicuro niente, è un amico, gli parlo, gli mando. Sì, e lui è stato all'inizio molto... Sì. Ma vediamo, c'è un si sacco è tirata di... un pochino. Ma si è dato un po' di arie. No, ma a me arrivano 6-7 copioni al giorno, e ho detto guarda, io dalle prime tre pagine capisco se vale o se non vale, e il suo l'ho letto in tre quarti d'ora. E poi ho meditato un attimo, dopo due giorni l'ho chiamata e gli ho detto facciamolo. Beh, ci divertiamo molto, sono felice. E noi stasera lo guardiamo che sarà bellissimo. Dopo Torino dove andate di bello? In Puglia. Ah, tu sei vero, metto, quindi fate un bellissimo viaggio fino a Bari. Oh sì, andiamo nel Salento, facciamo Taranto, Lecce, Corato, faremo Lavello. E poi ritorniamo su, insomma, alla vita dei teatranti. Urbino. Sì. Urbino e poi per quest'anno chiudiamo. Chiudiamo, poi l'anno prossimo parte Torino, che è l'unica città che abbiamo fatto. L'anno prossimo faremo le permanenze Milano, Roma. Sì, Bologna. Toccheremo le città principali. In bocca al lupo per questa sera e noi ce lo guardiamo volentieri. Speriamo che vomiti il lupo. Viva il lupo. Si dice speriamo che vomiti. Ma a casa tua si dice speriamo che casa vomiti. Mia, a casa sì. Mia si dice viva il lupo. Vabbè, intanto t'ha magnato però. Ma quando? In bocca al lupo, tu ci vai. Ma in bocca al lupo no. Ma allora, scusa, se il lupo io ci vado... è la lupa... di, cioè noi siamo un po' Forza come Roma, no di Forza Roma, perché uno deve sempre pensare al calcio, lupa è Forza Roma. Ma no, la lupa è quella che ha salvato i suoi cuccioli, no? E quindi Sandra si dice Mondaini nel mondo Vianello. Sì. Grazie di averci ascoltato e adesso non ci parliamo più fino a quando inizia lo spettacolo, fra un'ora e mezza. Beh, però abbiamo resistito abbastanza.